Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi rispondo praticamente a un video tag. Sono stata appunto taggata dai ragazzi di Template Studio. Non ci fate caso se al solito guardo dietro, ma mi sono messa praticamente il computer con il video alle spalle, perché insomma sono diciamo alquanto pigra e non mi sono ovviamente scritta tutto quanto, ma leggerò direttamente nel video in diretta, quindi salutate anche i Template Studio, ovvero appunto Katia e Paolo, sperando di non aver sbagliato, speriamo, perché io sono una frana con i nomi, credo di aver ormai imparato. Sono appunto questi due ragazzi simpaticissimi di Palermo. Quindi sono di Palermo e hanno una marcia in più, no, sto scherzando. Vi lascio comunque eventualmente sotto anche il link al loro canale. Loro praticamente hanno fatto questo video in onore dei 1000 iscritti. Ora li hanno anche superati, quindi complimenti ai Template Studio. E appunto hanno risposto a queste domande del tag e hanno taggato tre persone, tra cui me. È un video tag molto divertente, quindi scopriamo appunto le prime domande. Io ho qui il video in sottofondo e sto appunto leggendo la prima domanda. Sono in totale 7, sì. Beh, scusate, sono interdetta proprio. Comunque, prima domanda: sei al ristorante con il tuo fidanzato barra marito e ti accorgi che la cameriera ci prova con lui. Cosa fai? Allora, ma diciamo che qui la domanda è un po' particolare. Io partiamo dal fatto che non sono iper gelosa con il mio fidanzato, però appunto dipende anche da come viene fatta questa cosa, ovvero se noto solamente qualche sguardo, atteggiamento, però in maniera diciamo soft, non farei nulla, soprattutto do per scontato che il mio ragazzo ovviamente non faccia nulla, perché altrimenti prendo prima a calci lui, ovviamente. E poi la camera. No, sto scherzando. Comunque, ovviamente se il mio ragazzo si comporta male, dico me la prendo con lui prima di tutti, però ovviamente do per scontato che non la cachi, non la calcoli, scusate. Quindi se rimane tutto in via del tutto soft, lancio solamente magari qualche mala occhiataccia o faccio qualche battutina, insomma, le faccio capire della serie, insomma, non superiamo un certo livello, giusto? Altrimenti penso che se la cosa fosse molto più diciamo accentuata, non so, inappropriata, così possiamo definirla, credo che proprio mi incavolerei e le direi proprio a tutti gli effetti, vedi di smetterla perché appunto ho poca pazienza. Sì, ovviamente diciamo che potrei anche lanciare i tavolini in aria. Sì, no, è vero che non sono così gelosa, però io soprattutto se mi sento un po', diciamo, mancata di rispetto, presa in giro, diciamo che posso anche arrabbiarmi molto. Quando mi arrabbio molto è meglio scappare, perché io sono una persona che di solito non si incavola, quindi dico solo questo. Se mi arrabbio veramente tanto, scapperebbero tutti. Siamo alla seconda domanda. Allora, lavori in un bar. È al bancone. Per un caffè si presenta una persona che conosci e che proprio non sopporti. Che fai? Vabbè, io qua diciamo che sarei molto sobria, nel senso che se sono lì per lavoro, razionalmente, non, soprattutto se non voglio perdere quel lavoro, se sono dipendente ovviamente, non farei proprio nulla, nel senso gli servirei il caffè, ma al massimo se proprio non la sopporto, in un momento di svista, non so, al massimo le potrei sputare nel caffè. No, scherzo. Comunque, generalmente non farei nulla perché appunto mi vorrei tenere il lavoro e sinceramente farmi rovinare la vita da una persona che mi sta sulle scatole, no. Non gli darei neanche più di tanta importanza. Ovviamente dipende da quello che una persona ti ha fatto, perché se magari ti ha fatto una cosa grave è un po' più pesante, ma generalmente reagirei allo stesso modo. È difficile che proprio farei qualcosa di eclatante.
Quindi farei quello che devo fare per lavoro, nulla, niente di che, sinceramente. Anche perché per mio carattere diciamo che magari non calcolerei la persona più di tanto per non farle dare appunto delle arie, per non permettere proprio a questa persona di poter dire: guarda, sono andata nel bar dove lavora la tizia, l'ho trattata male e lei era tutta arrabbiata, insomma ha reagito. Perché secondo me daresti solo importanza, soprattutto se è una persona stupida. Nulla, quindi generalmente farei così, però ovviamente non mi è mai capitato di lavorare ad un bancone e di avere una persona proprio che mi ha fatto qualcosa. Di persone antipatiche secondo me se ne incontrano tantissime e quando sei al lavoro diciamo che non puoi generalmente permetterti secondo me, di fare qualcosa, almeno non puoi prendere il caffè e tirarglielo in faccia, saresti comunque licenziata, eccetera, eccetera. Non lo farei neanche se il bar fosse mio, perché magari non sarei licenziata, però insomma io devo vendere il caffè, devo vendere le cose al bar e non posso permettermi di trattare così la gente e di creare un passaparola negativo sul mio bar, perché sarebbe così. Quindi farei anche la ruffiana in qualche modo, perché ovviamente gli affari sono affari e la vita non me la faccio rovinare da una persona, soprattutto se mi sta antipatica. Quindi potete immaginare, sì, sono in questo qui, sono stata molto, devo dire, molto. Sì. Allora, una notte viene a trovarti il genio della lampada che ti dice che per te non ci sono desideri, ma che puoi esaudire tre dispettucci verso tre persone che in passato si sono comportate male con te. Cosa gli chiedi di fare? Allora, questa qui è particolare, devo un po' pensarci. Vabbè, sono proprio tre dispettucci, quindi ovviamente non farei cose grosse. Soprattutto non sono una persona così. Cioè che, non lo so, farebbe morire delle persone o farebbe proprio del male realmente, non fa parte proprio di me. Sono un po' sadica, devo dire, però è sempre una cosa molto ironica, poi nella vita reale non sono così vendicativa, secondo me. Allora, io farei così. Farei proprio dei dispettucci a delle persone che mi stanno antipatiche, che mi hanno fatto qualcosa. Quindi non lo so, gli farei magari sparire le cose, quindi facendoli impazzire magari a cercare delle cose, oppure gli farei fare magari una cattiva figura mentre devono fare qualcosa di pubblico, non lo so, devono fare un discorso, gli farei dimenticare le cose, oppure non saprei cosa potrei fare. Lì ci potrei pensare su ben benino. Oppure entrerei a casa loro e gli farei muovere, diciamo, gli oggetti, farei rumori strani, tipo un po' film dell'horror, così si spaventano queste persone. Certo, sempre senza esagerare troppo perché non voglio fare venire gli infarti a qualcuno, però sì, farei qualcosa del genere. Ok, domanda numero 4. Il marito della tua migliore amica ci prova con te, cosa fai? Allora, vabbè, è una cosa proprio, secondo me, surreale, impossibile, però ovviamente ti chiede questa ipotesi, quindi devi rispondere. Allora, io penso sinceramente che sicuramente allontanerei la persona in questione. Ovviamente diciamo che non ci starei, questo è ovvio. Sì, allontanerei la persona, però ovviamente. Se è una cosa comunque seria, penso che comunque dipende dal rapporto della mia amica, cioè se è realmente la mia migliore amica, io comunque andrei a parlarle e le direi quello che fa il marito. Certo, questo co si corre un rischio perché appunto potrebbe non crederti la tua migliore amica, oppure potresti comunque perdere la tua migliore amica. Però ovviamente io non riuscirei a far finta di nulla, quindi sicuramente glielo direi. Cercherei di essere più delicata e più delicata possibile, però ovviamente glielo comunicherei. E anche io stessa vorrei sinceramente capire se appunto la mia amica cade dalle nuvole e non sa nulla, quindi è presa in giro. In questo caso diciamo che l'amica c'entra poco, più che altro le si devono aprire gli occhi. Il marito comunque secondo me è una persona di merda perché
se sei sposato con la mia migliore amica, sei fidanzato con la mia migliore amica e ci provi con me, cioè diciamo che proprio non hai sposanti, sei una merda. Quindi grosso modo io farei questo. Ovviamente se lei dovesse chiarire col marito probabilmente potrei anche allontanare entrambi, ma non perché voglio perdere la mia migliore amica. Ma sarebbe un po' imbarazzante continuare ad uscire con delle persone in cui appunto sai che il marito ci ha provato con te, eccetera. Quindi per ragioni casa migliore. Ovviamente io se la mia amica appunto è ignara di tutto non ho motivo di chiudere l'amicizia anche con lei, quindi cercherei in qualche modo di risolvere e di rimanere sua amica, però ovviamente dipende da come, da che piega prendono gli eventi. Dipende se la mia amica cade dalle nuvole, si apre gli occhi, va a discutere col marito, affronta i problemi che ha, io ovviamente mi farei un po' da parte per risolvere tutti questi problemi e poi eventualmente solo dopo si può capire se possiamo rimanere amiche o no. Sarebbe sicuramente una questione un po' difficile. Però meglio non pensarci. Meglio. Sì. Allora dice così: sei naufragata su un'isola deserta e trovi un forziere con su scritto non aprire pericolo. Cosa fai? Vabbè ragazzi, qui non è complicato. Semplicemente lo apro, come hanno risposto anche i ragazzi di Template Studio. Io pure sono così. Cioè, qualcosa tu mi. Qualsiasi cosa con scritto non aprire, non toccare, non fare, io lo farei ovviamente come i bambini. Sesta domanda, se potessi diventare invisibile, cosa faresti? Allora, in questo caso io penso che o andrei sempre a fare gli spettucci alle persone antipatiche, ma cosa ancora più bella, anzi no, credo proprio che sarei molto egoista in questo caso, invece di fare gli spettucci, io sicuramente vorrei entrare da Sephora o in uno di quei negozi che mi piace tanto e prendermi un po' tutta la roba che mi va. Beh sì, sarebbe un po' rubare, però che fa solo magari un giorno nella vita ti capita di essere invisibile, comunque non possono arrestare una persona invisibile, le telecamere non ti possono riprendere. Quindi sì, onestamente svaligerei Sephora. Svaligerei Sephora oppure credo che. Quindi attenzione ragazzi di Sephora, se vedete le cose che si muovono così senza nessuno, probabilmente io sono diventata invisibile. Oppure qualche altro negozio che mi piace, sì. Credo che fare scorpacciato. Niente di particolarmente vero dannoso, dai. Neanche voglio rubare tanto perché poi mi sento in colpa. Però stiamo parlando di un centro commerciale di grandi. Non stiamo parlando di un piccolo negoziante che poi ne risente. Quindi su via. Magari qualche illuminante, qualche rossettino, qualche palettina. Quello che riesco a prendere, insomma. Ma scherzo. Comunque sì, nella mia fantasia ovviamente ci sarebbe questa come cosa. Quindi arrestatemi. Ok, settima e ultima domanda. Se potessi comparire nel sogno di qualcuno, da chi andresti e cosa gli diresti? Ecco, questa domanda è molto complicata, nel senso che c'è un'infinità di roba che potrei fare. Secondo me c'è un'infinità di gente da cui potrei andare, però credo che in quanto sadica e amante dei film tipo The Haunting of Hill House, tutti questi film dove la gente diventa pazza, inizia a fare sogni, a parlare da sola. Insomma, mi piacciono molto questi psycho thriller. E quindi in quanto sadica penso che andrei da qualcuno, non so in particolare da chi. Penso che gli farei sognare un po' qualcosa di illuminante. E gli farei avere un sacco di, non lo so, visioni strane. Convincere qualcuno a fare qualcosa. Non so, magari a sottomettersi a me. Lo so che non è molto carino da dire, però dai, con i sogni io sono malata. Quindi sì, penso proprio che farei sognare qualcuno. Cioè qualcosa a qualcuno, tipo un film, uno di quelli in cui tipo, non lo so, Natale, com'era? Il Natale dell'anno passato, boh, perché mi invento sempre le parole, ragazzi. Oppure fare vedere qualche fantasma a qualcuno che gli illumini la via. E poi alla fine di tutto che gli dica: se vuoi superare questa ardua prova, devi diventare lo schiavo personale di Jagex 28.
Quindi sì, credo che convincerei qualcuno di qualcosa. Quindi probabilmente non sarebbe proprio magari un mio amico, un mio parente, qualcuno a cui voglio bene. Probabilmente sarebbe qualcuno che magari trovo un po' noioso. Qualcuno che trovo un po' noioso e un po' stupido. Sì. Sì, scusate per la mia cattiveria, ma qualche cosa di sadico lo dovevo dire. E quindi con questo credo proprio di aver concluso. E quindi vi saluto. Saluto i ragazzi di Template Studio, li ringrazio nuovamente per avermi taggato. Vi lascio appunto il link del loro canale. Io in questo caso non credo di voler taggare nessuno perché appunto ho visto che la maggior parte delle persone che comunque seguo, che a vicenda diciamo seguono anche loro me attivamente, credo che l'abbiano fatto un po' tutti. Quindi se voi siete diciamo qui all'ascolto e non l'avete ancora fatto, io vi invito a farlo, però così molto liberamente, senza nessun obbligo. E alla fine comunque è un tag carino, quindi appunto vi invito, perché no, a farlo. Comunque vi saluto, vi mando un bacione grande a tutti quanti, vi mando un bacio. Ciao!